Chissà com'è casa sua. Credo proprio che passerà una gran bella serata. Non è male. Non è per niente male. Farò di certo un figurone. Però... non so. E se provassi quello che ho appena comprato? Forse quel vestito mi sta meglio. Non saprei. Non mi convince. Non credo che vada bene per questa occasione. No, non mi convince nemmeno questo. Me lo ricordavo diverso. Chissà perché certe cose in un primo momento le amiamo e dopo poco non ci piacciono più. Non so veramente cosa indossare. Gonna o pantalone? Sembra una questione di vita o di morte. Niente, è già il quarto cambio e non riesco a decidermi. Oggi non so proprio cosa mettere. Che tipo di stile preferirà? Non ne ho la minima idea. No, non ci siamo. Niente, nemmeno questo. Un armadio pieno e non so decidermi. Sto per diventare matta. Sto letteralmente impazzendo. Cosa ci vorrà mai a scegliere un vestito? E se lo stupissi con un abito particolare? Ma non mi sembra una buona idea. Come faccio a scegliere le scarpe se non so neanche che abito indossare? Un criceto sulla ruota. Ecco cosa sono oggi. Non mi sembra un granché. Posso trovare di meglio. Mi devo sbrigare o farò tardi all'appuntamento. Orribile. Gli piacerò così? Mi sa proprio di no. E così invece? Il colore giallo mi dona. O forse no. Mi sa di no. Per niente. Basta, mi sto veramente innervosendo. Mi è venuta un'ansia terribile con tutti questi dubbi e ragionamenti. E tutto quanto per un dannato vestito che non riesco a scegliere. Che nervi! Mi scoppia la testa. È davvero tardi, va fatta una scelta. Non mi piace arrivare in ritardo. Bene, finalmente mi sono quasi decisa. Metterò uno di questi due. Quale però? Affidiamoci al caso. Così, il vestito a sinistra. Così, quello a destra. Bene. Vada per questo. Oggi non ce la posso fare. Ma come mi è venuto in mente di scegliere questo vestito? Se non l'ho quasi mai messo, ci sarà un motivo o no? E a pensarci bene, l'altro non mi piace per niente. Mille indecisioni, mille pensieri, mille dubbi.
È mai possibile che per una scelta così semplice mi debba stressare così tanto? Più penso, più sono confusa. Più mi concentro sul problema, più mi allontano dalla soluzione. Ehi, ciao! Sono in ritardo. Sì. No, tra 10 minuti arrivo. Ho avuto un imprevisto. Ok. Ok, va bene, a dopo. Ciao, ciao, ciao. L'ansia e la confusione mi stanno devastando, bloccati in un circolo vizioso. Eppure non è che un vestito. Perché a volte faccio così fatica a scegliere? Devo usare di più l'istinto. Sì, devo essere più istintiva. A volte penso davvero troppo. Esagero con i pensieri, i dubbi e finisco per stressarmi. Do troppa importanza alle scelte. Rilassati. Smettila di ragionare e di tormentarti. Solo così la scelta può venire da sé. Calmati. Le risposte arrivano quando non pensi. La soluzione è già dentro di te. Devi solo ascoltarti, affidarti alla tua voce interiore. Cerca di essere più spontanea. Basta pensieri e riflessioni, usa l'istinto. Troppi ragionamenti non aiutano a scegliere. Anzi, più ragioni, più ti agiti. Piuttosto pensa ad altro. Pensa un attimo a quale scusa potresti usare per questo ritardo. Forse potresti dirgli che... Merda, è tardissimo! Ma come diavolo ha fatto ad addormentarmi? Come giustifico tutto questo ritardo? Adesso cosa gli dico? Non me lo perdonerà. Ora penserà che non mi importa nulla di lui, che non ci tengo abbastanza. Che sono irrispettosa, inaffidabile, una ritardataria cronica. Oppure che l'ho fatto apposta. Niente, non risponde. Mi vesto e riprovo. Ora non gli posso certo dire scusa il ritardo, ma mi sono addormentata mentre provavo i vestiti. Sai, un calo di tensione. Oppure, guarda, ho impiegato delle ore per trovare l'abito giusto. Ne avrò provate una ventina.
Mi prenderà per matta, sicuro. Ma che fine ha fatto? Dai, rispondi, su! Ma tu... Sì, pronto! Scusa, esco di casa adesso, sono lì tra 5 minuti. Sì, ho avuto un contrattempo, dopo ti spiego. Ma aspetta, lascia che ti spieghi! Ma resti a casa stasera?